Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere questa canzone che mi è stata richiesta, di Stevie Wonder, bellissima, I Just Called to Say I Love You. Allora, bene o male, ha pochi accordi e va a migliorare, a completare le toniche degli accordi, che chiaramente fa il basso, solitamente o con le quinte o con l'ottava. Andiamo a vedere un pochettino come ha lavorato il suo bassista qua su questa canzone. Questo ci dà spunto per studiare bene tonica, quinta, ottava, la quinta alta, la quinta bassa. Adesso andiamo a vederla bene. Però è fondamentale nella musica perché la prima scelta dopo la tonica è sempre la quinta, perché sta bene con la tonica, hanno degli armonici in comune. Allora andiamo a vedere l'introduzione, il primo giro, quello che poi è la strofa. Fa parte con un re bemolle. Allora, noi bene o male abbiamo quasi sempre il re bemolle, la bemolle, si bemolle e mi bemolle. Gira sempre su questi quattro accordi praticamente. Andiamo a vedere come li fa, però. Parte con re bemolle. No New Year's Day to Allora, qua va con dirli così. Lo prende una volta, prende il re bemolle, chiaramente la tonica, poi il la bemolle, che è la quinta, lo prende con questa acciaccatura fatta tra il sol bemolle e la bemolle. Quindi la nota sul battere arriverà sul la bemolle, però c'è prima questa sporcatura della nota. Ok? Cerca di coordinarlo bene tra mano destra e mano sinistra. La prima volta alto. La seconda volta va a appoggiare invece un la bemolle grave. Sul re bemolle, bene o male, fa sempre questo. All'inizio tiene il re bemolle per un po', poi va in mi bemolle. Tiene bene o male la stessa idea. Solo che chiaramente in mi bemolle io avrò il si bemolle come quinto grado. Ricordo, la quinta la trovi sempre. Due tasti e una corda più in basso, la quinta acuta. A me piace un po' paragonarlo alla mossa del cavallo se giochi a scacchi, quella famosa L. Oppure la quinta bassa la trovi una corda più in alto rispetto alla tonica, quindi per la quinta bassa devi solo salire di uno. Quindi qua diventa fondamentale, se vuoi usarle tutte e due, arrivare col dito 1 sulla tonica, perché se tu passi da re a mi bemolle e nel re fai così, su mi bemolle vai con il 3, poi sei fregato perché non puoi andare a prendere agilmente il quinto grado, che è spostato di 2. Quindi quando ti sposti sulla tonica, cerca di spostare, metti il dito 1 e così ti tieni aperto più possibilità di prendere sia quella alta che quella bassa. Dopo il mi bemolle va, andiamo a sentire, qua va a prendere un la bemolle. Il si bemolle, che vede cordi fa, e ogni tanto lui vede come un altro accordo, in realtà è soltanto il quinto grado che occupa molta importanza e quindi lo vede come un altro accordo, mentre spesso non c'è. Quindi qua invece la bemolle c'è. La bemolle. Sulla bemolle, se andiamo a sentire, non mette di solito la quinta, ma mette l'ottava. Io sento questa, quindi l'ottava è una specie di mossa del cavallo di prima della quinta, è ancora una corda più in basso, quindi se io ho la bemolle al tasto 4 della corda di mi, la bemolle acuto ce l'avrò al tasto 6, due corde sotto della corda di re. Dopo, quindi questa è la strofa, bene o male puoi tranquillamente seguirla da qua. Andiamo sul ritornello, che è anch'esso molto lineare, mi bemolle, la bemolle,
Re bemolle e poi andrà su un Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Si bemolle. Ripete, Mi bemolle, La bemolle, Si bemolle. Anche se tieni la tonica, come ho fatto io adesso su Si bemolle, comunque va benissimo. La quinta è solo una fioritura in più, però il nostro lavoro principalmente è sulle toniche. E la quinta comunque diciamo che aiuta, abbellisce, ci fa divertire. Benissimo, bene o male il brano scorre tutto su questo, quindi io ti auguro un buon divertimento con questa bellissima canzone. Ciao, a presto. No summer.